autore televisivo, un presentatore, le cose le faccio dal vivo in diretta. O è così o andate via, non è un problema. No, vabbè, era solo per sapere del terremoto, se allora le racconto che sono come Filiberto, sul lavoro non mi diverto. Proprio ieri sera, nella mia vecchia dimora antica, ho sentito una scossa di terremoto che per me non è stato nulla, perché pensi solamente questo. Avendo l'onore e il piacere di essere come Filiberto, sul lavoro non mi diverto, vi presento il maestro Leo Grilli, che dal 1070 la famiglia Grilli ha raccontato degli episodi storici di che cosa vuol dire la storia Eguvium di Gubbio. E quindi oggi, che è la festa dei Ceri, un grande onore a tutti quanti e ai cittadini e agli italiani. E non vorrei solamente permettermi di dire che il maestro Leo Grilli è una persona impagabile ed eccezionale. Mi saluti Rai 3, tanti tanti cari auguri. Ciao! Vai! Principe! Buonasera! La richiedono, buongiorno. La richiedono tutti! Come sul fuso orario! La richiedono tutti! Dice che giorno? Che pallantino! Però, una cosa, signori, buongiorno! Che pallantino, eh! Allora, io, come stavo dicendo, con il maestro Leo Grilli, ho delle interessantissime ed importanti testimonianze che devo raccontare. Una, che ho qui con me il professore e che ha quasi la bellezza, oltre di, vorrei dire una scortesia, ma 20 anni, saranno anche sui 27. Però, guarda, stare col maestro Grilli per me è un onore. Tra l'altro, principe, no, la ringrazio. Sa che ho invece un discorso importante da fare con Italia America Show. Oh, è questo che mi interessa, perché guardi, il maestro Grilli avremo modo di parlarne, so che ha fatto anche un'opera che è esposta sì, sulla Basilica, quindi ne avremo modo di parlare, ma il maestro Grilli è, a Gubbio è una certezza, diciamo, ormai da anni. Però a me mi interessa il suo pensiero, lei mi stava parlando di uno scoop che stava proponendo al sindaco. In questo giorno, in questo 15 maggio paradossale, fra pandemia, festa dei Ceri che non c'è, terremoto, cioè ne stanno succedendo un po' di tutto, mancano, guardi, mancano le cavallette, lei forse uno dei pochi che potrebbe trarre fuori del bene. Vede, io ho messo tre fazzolettini per la moda, per la storia, per il folklore. Bene. Nel mondo, pochi giorni fa è stato 89 primavera, ha festeggiato Valentino, lo stilista Valentino. Ma è detto che la moda Carpinelli possa un domani mettere tre fazzolettini così all'allegria. Anche per i Ceri. Santo Bado, San Giorgio, Sant'Ancona. Ma senta, principe, la salute quella è la prima cosa. Andiamo avanti. Mi dica, principe, lei mi parlava di un progetto che ha per Gubbio. Oggi in questa piazza, che in questo momento, in altri anni, sarebbe dovuta essere piena di persone, di entusiasmo, proprio attorno a quest'ora. Invece ci sono solo alcune persone, ovviamente. Ci può parlare di questo scoop che ci ha annunciato? Io credo che ognuno di noi c'è un destino ben scritto e preciso. Quest'anno mi è stato proposto da un grosso nome che lei sicuramente conoscerà e che ha preso in mano in visione tutta l'Italia con il Covid, e mi riferisco ad il generale Francesco Paolo Figliuolo. Bene. Che si è molto entusiasmato di questa cittadina fantastica, meravigliosa, uno dei più bei comuni d'Italia, per me è Gubbio, nel progetto di Gubbio Inn, che lei sicuramente conoscerà. Certo, ne abbiamo già parlato. E non solo, io sto lavorando anche su quella situazione, perché qua a Gubbio bisogna portare gente, pubblico, turismo, amici, persone. Quindi stiamo aspettando di avere un appuntamento, io mi auguro, per portare in visione, siccome veniva fatta la manifestazione a giugno, ma a giugno non è stata potuta poter essere applicata in quanto il problema, come lei stava dicendo, è tutto. Leo, grazie. Tanto ce ne va il maestro Grilli. Sei un grande, il maestro Leo Grilli è una persona impagabile. No, lo sappiamo. Opere d'arti a livello mondiale. No. Le opere d'arti che vanno viste, studiate, amate soprattutto, prese a ben cuore. Basti pensare che c'è un San Francesco pronto di 40 metri che dovrebbe essere messo in un'altra situazione. E pensi, riguardo all'estate, riguardo a questa grande storia, ecco, ritornando a noi, il mio obiettivo è quello che mi hanno proposto di portare a Gubbio, lo sa che cosa?
indovini un po'. Il Festival di Sanremo. Le frecce. Le frecce. Tricolore che si festeggia ben 60 anni di storia e quasi 100 anni, 89 anni dell'aeronautica militare, dello Stato Maggiore dell'Esercito e delle Interforze. E quindi Gubbio potrebbe avere il grande piacere, già anche perché tenga presente che è l'anno santo in onore alla Madonna di Loreto, che è la patrona con la pattuglia azzurra delle frecce tricolori. Quindi è questo lo scoop di cui mi parlava. Le frecce tricolori a Gubbio. Volevo portare questa storia per Gubbio, che sarebbe eccezionale, meravigliosa, e potrebbe rincrementare il turismo. E non solo, però sarebbe, mi scusi principe, sarebbe un fatto estemporaneo, cioè ci verrebbero un giorno, quindi il turismo di un giorno. No, è un weekend. Due giorni, cioè capisci, un weekend, ecco, arrivano dei turisti per quel weekend. Forse Gubbio avrebbe bisogno di qualcosa, di qualcosa di più duraturo. Lei che è un vulcano di idee. Il suo amico Figliuolo cosa potrebbe... Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che vuole portare tutto il discorso dell'acrobatica militare importante, tutta la pattuglia. Ho capito. Militare. Non solo, vorrebbero portarci anche tutte le altre gerarchie, dal discorso della religione, con autorità religiose, autorità riguardo laiche, diciamo. Laiche, ma scusi, ma il generale ospite, Figliuolo, immagino, visto che avete questo buon grado di amicizia, prende da lei dei consigli sulla campagna vaccinale, visto che ora lui è il capo di questa... Ma io solamente mi sono permesso di dire, avendo un festival che si chiama Fly in the Eye, sulle del successo, essendo patron... Quindi fare dei vaccini in volo, degli aerei dove degli aerei vaccinali. Cioè, potrebbe essere un'idea. I passeggeri di un aereo durante il volo vengono vaccinati. Anche il fatto di trovarsi la libertà di potersi esprimere, lavorare, stare insieme con gli amici, vivere una vita serena e tranquilla, mi ha dato già in questi giorni, dal 13, ripeto, il 13/05/2021, per me è una data importantissima, perché si rievoca la storia della Madonna di Fatima, esatto. Il miracolo che non ha ucciso all'epoca. Ascolti principe, a proposito Papa Giovanni Paolo II. A proposito di miracoli, no? Oggi è il giorno dei ceri, domani sarà Sant'Ubaldo, ci sono questi terremoti, insomma. Eccoci qua. L'Eugubino è un po' qua. Spaventato, no? No, eccoci, cioè, dopo qua. A quel punto la suggestione mi comincia a spaventare. Mi dispiace che è andato via il maestro Leo Grilli, ma lei pensa che da ben oltre 30 anni, e non solo, e grazie a tutte le persone che purtroppo hanno dei problemi grossi e dell'handicap dei disabili, io mi riferisco a Sant'Ubaldo, un uomo fantastico, da mille e una notte. Bene, come lei avrà visto in altri luoghi del mondo, io sto preparando un progetto di creare, di fare un cantiere con un'opera di oltre ben 100 metri. Quadri? No, ben 100 metri d'altezza. Ah, d'altezza, ok. Di una statua alta in onore a Sant'Ubaldo. Quindi un tipo un Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Rio de Janeiro in altri posti del mondo. È una grandissima idea, perché oltre al fatto, diciamo, religioso, sarebbe anche un fatto turistico, perché il Cristo Redentore l'attenzione di tanti amici, di tante oppure persone. Oppure come il San Carlone ad Arona, no, sul Lago Maggiore. Ci sono delle importanti proposte, Carlo, che stiamo valutando. Devo dire che lei ha sempre delle idee rivoluzionarie nella sua semplicità. Perché in fondo una statua di 100 metri, alta 100 metri, cos'è? Io la farei anche da 200, basta mi danno i permessi. Facciamo la statua più grande del mondo, come c'è stato il discorso di tutto il comitato d'onore dell'albero di Natale a Gubbio, io faccio fare una statua più grande del mondo. E dove la posizionerebbe? Qui, a questi oltre ben 1000 metri di altezza del Monte Retro, mi è stato detto. Ah, ok, quindi... Spicca... Ma non finisce qua. Quindi siamo a 1000 metri del monte, più 200 della statua, andiamo a 1200 qua. Metri. Ci sono tre progetti. Gubbio, Assisi, con il discorso di San Francesco. Sì. Sarebbe una cosa bellissima, già è pronto un progetto. Anche lì una statua da 200 metri? Ha una statua di 40 metri, un San Francesco fatto con tutto uno stile del grande maestro, glamour e con una interferenza e direi autorità. Che lui credo che abbiano come minimo la bellezza, certo, di ben, non vorrei dire una scortezza, ma sono tanti anni di lavoro che si sta dando da fare
Leo Grilli, dove qua ci abbiamo fatto Scommettiamo Che, eh? Certo, certo, mi ricordo, mi ricordo. Anche al grande amico Fabrizio Frizzi. Sì, sì, mi che ricordo. Non c'è più. Buongiorno. Buongiorno signora. E non solo, la mia intenzione è anche quella, come stavo dicendo, la terza rivolta, cosa rivolta sì. In particolare la terza proposta che mi è stata fatta e la stiamo studiando e esaminando nei minimi dettagli riguardo, pensi, alla via Francigena, lo sì. Sa dove? Sul lago di Bolsena. Sì. Abbiamo intenzione di fare una Madonna, sempre di 200 metri? È molto alta, che spicca su tutto quanto il promontorio di questa stupenda e tramontabile che non ha quindi non c'è patrimonio inestimabile, come dice questo Vittorio Sgarbi, questo trittico di statue un po' che questo tre, questo numero un po' particolare, numero mistico, la Trimurti, la Trinità, insomma il 433, tutte queste cose che hanno nel 3 la ecco, quindi vedrebbe in questo mi faccio allevare come Sgarbi sta maledetta museruola, lei vuol dire che praticamente la libertà di essere vivi, certo, certo, di muoverci con le nostre idee, perché nel Made in Italy d'alta eccellenza siamo primi nel mondo. Sono pronto ad affiancare non solamente il professor Stirati, il sindaco, ma tutta la crema e l'imprenditoria dell'Interla, del brand del Made in Italy d'alta eccellenza. Lo sa chi mi ha invitato? Sì, no. La famiglia Ferrero. Perché Ferrero, detto che lei quello dei, potrebbe, quello dei Rocher, Pocket Coffee, del Ferrero, cose. Del Ferrero, ma non so, so che stanno facendo anche un lavoro con il caffè. Sì, sì, poi adesso hanno mandato anche i gelati. Senta, un'ultima cosa. In questo giorno un po' particolare vuol fare un saluto, un augurio agli Ugubini che hanno, sono fra la paura e la tristezza. Proprio no. Un mix di situazioni veramente terribili in questo Io giorno. Io non mi sento per niente di dire c'è il terremoto. Facciamo finta che è come un assestamento riguardo allo studio importantissimo dell'umanità e di tutto l'importante rendimento che tra secolo e secolorum, stando in una zona sismica, Gubbio abbia la compiacenza di salvarci da un grande uomo come Sant'Ubaldo. È il migliore augurio che poteva fare in questo giorno. Grazie, principe. Allegramenti, felicitazioni. Saluto in particolar modo ancora tutta la famiglia e Marzo in piedi, perché abbiamo perso un uomo che ho conosciuto che mi ha dato un grandissimo onore e una grandissima fiducia, il dottor Giovanni Colaiaco e Franco, che sono state persone che io ho avuto il piacere di conoscere. Grazie, un bel ricordo. Grazie principe, buona giornata. Auguri a voi e a tutta la squadra.